Eccolo. Buonasera, buonasera e bentornati agli incontri di Prisma. Oggi è giovedì 14 ottobre 2021, sono le ore 18:30 in punto e allora si riparte con una nuova avventura, una nuova stagione degli incontri di Prisma. La trasmissione che parla di cultura a 360 gradi, parleremo di libri, di lettura, di arte, di spettacolo, di cinema, di teatro, di sport, insomma potrei continuare all'infinito, ma che soprattutto dà spazio a molti artisti del territorio, del decimo municipio e non solo. E allora oggi parleremo di sport e allora voglio iniziare proprio usando un termine prettamente sportivo. Squadra vincente non si cambia. Accanto a me, Francesca Faiella, c'è lui, l'artefice degli incontri di Prisma, il presidente dell'Associazione Culturale Clemente Riva, il direttore della Festa del Libro e della Lettura di Ostia, il giornalista della RAE Radio Televisione Italiana, un pilastro della cultura del nostro territorio e non solo. Signore e signori, do il benvenuto a Gianni Maritati. Buonasera, Grazie, Gianni. grazie. Buonasera, ma io sempre uno sono, tutte queste cose, tutte queste cariche, ma sempre uno. Sì, vabbè, diciamo che uno Sono. è, oddio, uno è Beh, no, trino, no. uno è quadruplo, uno è quintuplo, Uno e quadrino uno non è direi. sì. E allora voglio Passiamo. andare subito a presentare la nostra ospite. Prima però voglio ricordare che potete seguire questa trasmissione sul gruppo Facebook dell'Associazione Culturale Clemente Riva e anche dal sito agronline.it. Allora, eccola qui, la vedete, splendente, qui in bella vista. Lei è una scrittrice, una giornalista sportiva, ma anche manager dello sport, ma potrei dire una donna straordinaria dal coraggio straordinario. Voglio dare il benvenuto ad Alessandra Giorgi. Buonasera, Alessandra. Buonasera, buonasera Francesca, buonasera Gianni, buonasera a tutti i nostri utenti in linea con noi questa sera. Grazie, grazie a tutti. Allora, grazie a te innanzitutto. Voglio ricordare a coloro che ci stanno seguendo dal gruppo Facebook che potete inviare dei messaggi, sia di saluto, potete commentare e fare anche, perché no, delle domande alla nostra ospite. Allora, Alessandra, in te convivono due anime, quella della scrittrice e quella della giornalista. Io vorrei iniziare proprio da quella della giornalista. Il tuo è un grande amore per lo sport, un grande amore per lo sport e lo dimostra il tuo curriculum e la tua conoscenza, la tua competenza. Ma come nasce questa grande passione per lo sport? Allora, sin da bambina io avevo mia nonna e la mamma di mio papà che era una grandissima appassionata di sport e vide lei stessa le Olimpiadi di Roma nel 1960 e vide tutte le gare mia nonna. Quando poi passò anche il Giro d'Italia a Bitinia, dove mio papà, insomma, abitavano lì, lei lasciava tutto e andava a vedere il Giro d'Italia che passava vicino casa sua. E quindi sicuramente ho ereditato da mia nonna, che si chiamava Italia, ecco, giusto per restare in tema, Italia Team, e ho ereditato sicuramente da mia nonna questa grande passione, però ecco, sicuramente c'è anche di mio, quando hai nel DNA una passione, una vocazione, sei innamorata, insomma, di quella cosa. Io sin da bambina, ho seguito lo sport, ho cominciato con il calcio, con la Domenica Sportiva, con Maria Teresa Ruta, con Simona Ventura, no? Antonella Clerici, le donne dello sport degli anni 80-90. E ho cominciato così, e ho unito la mia passione anche per lo scrivere. Quando andavo a scuola si facevano i temi, quando c'era italiano ero felicissima, letteratura italiana. E quindi ho unito queste due mie passioni ed ecco qua, insomma, è nato il giornalismo sportivo. Benissimo, tra l'altro Alessandra c'è un forte legame con il territorio del decimo municipio perché tu collabori col centro sportivo della Guardia di Finanza di Castel Porziano, dove hai svolto stage universitari, organizzato diversi eventi e meeting, ma non solo, tu hai collaborato all'organizzazione e alla promozione di eventi importanti quali il Golden Gala di Atletica Leggera allo Stadio Olimpico, insomma una grande Sì. soddisfazione, un curriculum di tutto rispetto. Parlaci un po' di queste iniziative. Allora, io diciamo che non è che collaboro con il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, ho collaborato con loro quando ho scritto per Traguardo, era una collaboratrice esterna. Traguardo è la rivista, era l'organo ufficiale di informazione dove le Fiamme Gialle scrivevano di tutte le gare insomma, che venivano svolte. Poi diciamo loro mi hanno preso un po' per mano.
perché io nel 2010 per prendermi la laurea feci uno stage universitario proprio qui al centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano. Feci lì 6 settimane di stage all'ufficio eventi come manager e all'ufficio stampa come giornalista, perché ho anche queste 2 anime, oltre da scrittrice. E quindi da lì insomma loro un po' mi hanno preso per mano, mi fanno un po' da chioccia. E quindi feci domanda per partecipare a questo stage perché mi servivano i crediti per la laurea, e ringrazio ancora il comandante Parrinello, il generale Gianni Gola, che in quel momento stava andando in pensione, però ecco, comunque mi hanno dato il lasciapassare insomma per partecipare a questa grandissima esperienza. È stata la mia prima esperienza nello sport olimpico, nello sport mondiale, perché prima di allora io li seguivo dalla televisione le gare sportive. E quindi per me vedere tutti quei grandi campioni, Giulia Quintavalle, Valeria Spromonte, Stefano Maniscalco nel karate, l'atletica leggera, insomma per me è stato bellissimo. E poi da lì loro mi hanno un po' preso per mano, no? Se ho bisogno di consigli, di qualsiasi cosa, insomma ecco, ci sono sempre loro e siamo amici. Mi sono stati anche vicino in quest'ultimo periodo, insomma ecco qua. E ho organizzato anche il Golden Gala, sarò molto breve Francesca, ho organizzato il Golden Gala di atletica leggera quando dovevo prendermi il Master in Sport Management all'Università di Tor Vergata, dovevamo finire il ciclo di studio, ho fatto lo stage alla FIDAL e alla CONI Servizi, ora Sport e Salute, e ho fatto un mese, e ho organizzato il Golden Gala perché ero innamoratissima del Golden Gala, dell'atletica leggera, e quindi ho avuto la possibilità di vedere gli Usain Bolt direttamente dal vivo nel 2012, quindi è stato bello anche quello. Tra l'altro stai accendendo in me ricordi che stanno così tornando alla mente, perché come ti dicevo anche io ho praticato atletica leggera, quindi ero solita andare sempre a vedere il Golden Gala, tutti questi eventi sportivi, quindi dei ricordi veramente belli. E poi guarda Alessandra, puoi parlare tutto il tempo che vuoi, guarda, quando parli tanto adesso ti lascerò a Gianni Maritati, quindi non so, io non mi assumo le responsabilità, ti lascerò le sue domande, però prima volevo salutare le persone che ci stanno seguendo da Facebook e ci stanno salutando. C'è Cristiano Lollobrigida, c'è Don Leonardo, c'è Tiziana Di Bartolomeo e Giovanni Mustazzolo, che naturalmente salutiamo. Ricordo a tutti che potete anche, se vi fa piacere, scrivere delle domande da porre alla nostra ospite Alessandra Giorgi. Allora Gianni. Beh, volevo anche in me, Alessandra, rinverdisci dei ricordi sportivi, perché io sono campione mondiale di lancio del coriandolo. No. Una nuova disciplina assolutamente, io come lancio io coriandoli non li lancio nessuno, ma anch'io sono brava, posso testimoniare l'ho visto in diretta proprio mentre si accingeva a fare questo sport, devo dire che è veramente molto bravo. Sì vero, veramente non ho rivali, posso confermare. Grazie Francesca, grazie. Ma prego, Alessandra è stata nostra gradita ospite alla festa del libro e della lettura di Ostia durante l'estate appena conclusa, insomma, ecco, e devo dire ha fatto un intervento che ha segnato molto il pubblico, perché della sua esperienza personale si è ispirata alla sua esperienza personale per fare un bellissimo libro, bello, scorrevole, molto emozionante, di cui ecco vorrei che tu parlassi, perché racconta la tua esperienza di dolore e di riscatto al tempo stesso, prima di dolore e poi di riscatto, un libro quindi autobiografico che però parla un po' a tutti e vuole infondere e trasmettere un messaggio positivo. Innanzitutto, ecco, come si intitola questo libro? Allora, ce l'ho qui con me, eccolo qua, vi faccio vedere. Allora, questo libro si intitola Oltre il buio del cancro con la forza del cuore di un atleta.
Io sono una donna operata al seno due volte, quindi avevo un tumore al seno nell'estate del 2017. Appena concluso il Golden Gala di quell'anno, avevo collaborato con l'ufficio stampa della FIDAL, tutta contenta, tutta felice, mi stavo riprendendo dalle energie un po' perse, e la settimana successiva, era un lunedì, mi sono accorta di avere un nodulo al seno, che era bello grande. E da lì ho cominciato a fare tutti i controlli del caso, tutti gli accertamenti, ecografia mammaria, mammografia e ago aspirato, per vedere di che natura fosse. E quindi poi mi sono operata al campus biomedico di Roma, a Trigoria. Ringrazio la Breast Unit del direttore Vittorio Altomare, mi ha operata il dottor Altomare, la dottoressa Antonella Grasso, mi hanno tolto il nodulo. La dottoressa Barbara Cagli mi ha messo l'espansore ed è una dottoressa, è una chirurga plastica, bravissima, che mi segue ancora adesso. Ho fatto l'ultima visita una settimana fa, sto benissimo. E ho fatto poi la ricostruzione mammaria nel 2019. A un mese dalla prima operazione ne ho fatta un'altra, perché dall'istologico, benedetto istologico, che a me ha sempre spaventato questa cosa, e hanno visto che nel capezzolo c'erano ancora delle celluline un po', insomma, ecco, da togliere. Loro sono stati sempre molto delicati con me, non hanno mai usato quella parola, sebbene mi avessero spiegato cosa avessimo. Sono stati molto carini. E quindi a un mese dalla prima operazione ne ho fatta un'altra. Ne ho fatta un'altra mentre io seguivo lo sport. Non ho mai smesso di collaborare con il Faro Online. E ringrazio anche il direttore Angelo Perfetti e Vincenzo Daurino, che mi hanno sempre presa per mano anche lì e mi hanno detto: stai con noi, e quindi continua a scrivere tranquillamente. E quindi ecco, ho fatto questa seconda operazione, mi hanno tolto il capezzolo, che ancora ricordo la strattonata, perché non avevo un'anestesia totale quel giorno, quindi un po' ricordo questa cosa. E quando ho avuto quella stretta che poi mi stavano mettendo i punti, lì sono guarita, lì Alessandra è guarita chirurgicamente. E quindi poi ho fatto le terapie, chemioterapia, vedete nei protocolli, tutto al campus, chemioterapia preventiva, radioterapia preventiva. Insomma, potete immaginare, non è stato facile. Ho dovuto accettare di avere questa malattia, perché secondo me prima di tutto bisogna accettare quello che arriva, perché altrimenti non lo puoi combattere. E non puoi salire sul tatami di fronte al tuo avversario e combatterlo e vincerlo, perché lo devi accettare quella presenza. La mia famiglia è stata fortissima, io anche loro sapevano quello che avessi, ma non me l'hanno mai fatto pesare. Prima volta per me, ovviamente, quindi diciamo che la cosa positiva è che io non sapevo che cosa mi aspettasse, perché ovviamente la prima volta non sapevo. Il mio psicologo mi ha sempre detto: benedetta inconsapevolezza. E quindi ecco, ho fatto tutto il percorso, sono guarita chirurgicamente, ho affrontato con pazienza il lungo inverno della chemioterapia, perché ovviamente facevo poi un'analisi a settimana in un laboratorio qui a Ostia, non posso fare nomi, ma ringrazio anche loro, le infermiere e dottoresse carinissime. E quindi dovevo stare attenta, perché facevo l'analisi il lunedì mattina e poi il martedì avevo la terapia, e grazie a Dio, insomma, è andato sempre bene, i miei anticorpi hanno retto come le truppe del Signore degli Anelli, che ho descritto nel libro. E l'esercito del bene ha tenuto botta, come si dice, e quindi ho potuto fare, ma perché comunque stavo attenta, mangiavo frutta tutti i giorni, bevevo acqua, anche adesso sto attenta nell'alimentazione, mi curo abbastanza bene, quindi ecco qua, dovevo stare attenta, non potevo uscire, non potevo prendere freddo, quindi ho passato lunghissimi mesi a casa senza uscire, facendo questo sacrificio, uscendo solamente per le analisi e per la terapia. Poi quando è arrivata la primavera del 2018, dopo la Pasqua, e la mia resurrezione, ho finito la chemio e poi piano piano i capelli mi sono ricresciuti. Certo, ho messo su qualche chiletto,
però insomma piano piano eccomi qua. Beh, insomma, è un percorso davvero doloroso, ma che vedo che tu hai metabolizzato e lo stai raccontando con molta serenità e in questo momento. Io ho affrontato, ed è bello, sempre tutti i sorrisi. Sì, no, ed è bello che tu lo abbia voluto scrivere in un libro, perché noi sappiamo che i libri sono straordinari, perché lanciano sempre dei messaggi. Sì. E questo è veramente un inno alla speranza per tutte quelle persone che come te stanno vivendo, hanno vissuto delle situazioni simili. Quindi un libro veramente educativo, un libro che veramente accende tanto la speranza. Io ti stavo ascoltando e davvero ho avuto i brividi, ecco, nell'ascoltare questo tuo percorso, che immagino sia stato veramente doloroso. Io sapevo di stare bene. Quindi, se mi potete permettere, entrare in posti dove la vita combatte per sopravvivere sapendo di stare bene è importante. Con tutto rispetto, la medicina è andata avanti, dobbiamo credere nella scienza, e quindi grazie al cielo stavo bene, e sono sempre stata bene, quindi quello è stato molto importante per me. E sono vicino in questo momento a chi sta lottando, sapendo di dover lottare per la sopravvivenza. Quello è durissimo, quindi io spero di poter portare speranza e forza con questo libro, molto umilmente, perché diciamo ho dimostrato di essere un Avengers, ma non sono un Avengers. Quindi, ma io dico che tutte le persone possono lanciare dei messaggi, chiunque di noi può scrivere qualcosa che poi rimane e può essere un messaggio che può veramente aiutare, assolutamente. Quindi questo sport come metafora della vita, ecco, possiamo dire così. Ah, quello mi ha aiutato tantissimo. Io ero il mio campione, tutte le settimane c'era un campione diverso al quale io mi ispiravo. C'era il Super Bowl di football e io ero il giocatore di football che doveva arrivare a meta e doveva vincere quel frangente, perché prima di fare la terapia ti controllavano le analisi, quello era un po' l'ostacolo, no? Sempre con il dubbio stavi, e a volte me le controllavano prima, a volte c'era il mio medico che mi diceva vanno bene, però andare al campus, io li chiamo i magnifici, al campus i miei, la breast unit di oncologi sono i magnifici, loro lo sanno. Mi dicevano che stavo bene, però sai, dovevo entrare in ambulatorio mentre io facevo la chem, quindi mi dovevo, scusate, io mi permetto di raccontare queste cose perché credo anche sia bene raccontarle per trasformarle un po' in leggerezza, anche se non sono leggere, però è bene raccontarle. Io facevo la chemio e poi entravamo negli ambulatori con le stecche, no? Ovviamente avevo avevo tutto il dispositivo attaccato al porta che ho tolto il 21 settembre, quindi anche quello, grazie al cielo, insomma, ho superato anche questo. Ho solo ancora un cerottino qui, ma lo toglierò presto. E quindi diciamo che psicologicamente entrare in ambulatorio con quella stecca, con tutta la terapia che stavi facendo, con il dubbio sto bene, non sto bene, non era facile. E cioè, come se esagerata. Sì, forse, però no, era tutto un insieme. Quindi ecco, ogni volta era un vincere una sfida sportiva per me. Quindi una volta era il campione del Super Bowl, una volta erano i 100 metri di Filippo Tortu, e ringrazio la sua manager e le Fiamme Gialle che mi hanno dato la possibilità di inserirlo nel libro, e una volta la scherma, saluto i miei amici della Federscherma che anche loro mi hanno autorizzato, il canottaggio, saluto i miei amici della Federcanottaggio e tutti i campioni magnifici, anche loro meravigliosi. E quindi ogni martedì, ogni volta che facevo la terapia, ma ogni volta che affrontavo comunque questa cosa, nel mio percorso ero sempre un campione in gara che doveva arrivare al traguardo e vincere. Quindi io quello mi sono ispirata tantissimo, soprattutto nei 100 metri, perché poi in quei due anni, 2017-2019, Filippo Torto conquistò il primato nei 100 metri. Finì la radioterapia al campus preventiva, ci tengo molto a sottolinearlo perché grazie a Dio è stato così,
e lui una settimana dopo ha conquistato il primato italiano, quindi ho avuto il privilegio e la gioia di raccontarlo. Quindi dopo tutto quello che ho, no, che ho superato, che ho affrontato, i dubbi, i primi giorni della malattia ti vengono, tra i film, perché i film, nel bene o nel male, le mie paure ce le ho avute, i miei attacchi di panico sono arrivati, e arrivare poi comunque a sopravvivere, a raccontare belle cose della vita prima di tutto, e poi un filmato del genere per me è stato importante. E poi il salto triplo che io ho inserito nel libro, ogni step da me fatto era un salto nel salto triplo, hop, step, jump, l'hop è... non voglio svelare molto, ecco, poi certo, leggere certo, il libro certo. Lo capirà. Però ecco, inserito anche anzi, io volevo dire una cosa anche a Gianni, poi passo la parola a Gianni. Non devi veramente preoccuparti di raccontare anche i dettagli, perché questa speranza che tu hai messo in questo libro la stai trasmettendo anche adesso che stai parlando. E questo è un bellissimo messaggio, perché quello che tu stai raccontando dà veramente, può dare veramente la forza a chiunque. Quindi vederti così solare in questo momento, perché dai, sei una bellissima ragazza, è inutile negarlo, quindi sei una persona che ha comunque sofferto, ha passato mi sono, quello mi che sono ha passato. Ricresciuti i capelli, mi sono ricresciuti i capelli. E stai benissimo, posso, quindi... Posso dire, perdonate, certo, posso certo, dire certo. Una cosa? Io non li ho più tagliati, sono ricresciuti così come li vedete, e dall'ottobre del 2017, che poi ho dovuto tagliarli a cacchetto perché... gli oncologi mi dissero poi ti cascheranno, quindi io ce l'avevo lunghi, quindi ti consigliamo di tagliarli. Ancora sento il freddo delle forbici qui dietro, da miei amici parrucchieri che ringrazio, e quindi da lì comunque me l'ho avuto la mia parrucchietta, ringrazio la mia amica Simona che racconto nel libro che mi ha accompagnata qui a Ostia a comprare la parrucchietta, quindi ecco. Comunque mi sono caduti nell'ottobre del 2017 e poi piano piano sono ricresciuti e io non li ho più tagliati, quindi come li vedete sono ricresciuti così, che io scherzando con mia mamma dico sempre: mamma, sono andato dal parrucchiere dell'universo. No, ma giustamente che poi io ci credo, quindi ecco, è così, sono ricresciuti così, non li ho più tagliati, quindi sono diciamo tornata com'ero. Perché poi adesso io faccio sport tutti i giorni, ho cominciato a passeggiare il giorno dopo che... Ah, scusate perché mi scarica un po' la batteria del computer e devo un attimo... mamma, mettere se mi potete in carica attaccare... il telefono. Sì, scusate. Se c'è prego, la prego. Batteria scarica del computer, se mi potete attaccare bene la spina, per favore. Allora Gianni, dice che scarica. Sì, Gianni, adesso risolviamo, scusate, un imprevisto no, in diretta. No. Prego, figurati. Cioè, volevo chiedere ad Alessandra appunto come oltre allo sport, quindi come la fede l'ha aiutata in questo percorso. Sì, allora, a posto, abbiamo risolto. Allora, la fede è stata molto importante per me, come in ogni passo della mia vita. La preghiera, sentivo che il Signore mi era accanto e qualsiasi cosa io mi sono affidata sempre a Lui. Diciamo che non parlavo direttamente con Lui, cioè nel senso... Io lo tengo presente nella mia vita anche nelle cose che faccio, perché secondo me la preghiera non è solamente pregare nel modo tradizionale che conosciamo, e da credente lo faccio sia la sera prima di addormentarmi che la mattina appena sveglia, questo lo voglio dire, ma in tutte le cose che facciamo con il cuore, secondo me. Quindi sperando che le analisi andassero sempre bene, sperando che tutti i controlli successivi andassero bene, quella era una preghiera a Dio. E poi ci sono state delle Dio, io lo chiamo Dio incidenze nella mia storia. Feci un ago aspirato al campus nella primo controllo, la prima visita, prima dell'operazione. Il linfonodo era negativo. Vi lascio immaginare a casa mia mamma, quello che è successo, gioia. E quindi io, insomma, mi sono detta qualcuno
io poi avevo anche delle cellule, delle metastasi, ecco, questa parola mi spaventa tantissimo, però lo voglio dire perché non bisogna mai indietreggiare. Avevo delle metastasi, avevo 4 mm di metastasi ai linfonodi, ne ho tolto 10 linfonodi da sotto al braccio e quindi me li hanno tolti, e più lì mi sono chiesta, qualcuno ci ha messo una mano. Poi vuoi che magari chi non crede può dire no, il tuo sangue, ognuno è fatto a modo suo, il soggetto, no, ogni persona è. Però io ci credo che qualcuno ci ha messo una mano lì, che ha fermato, come ho raccontato nel libro. E quindi penso che il Signore mi abbia aiutato, mi abbia dato, io ancora adesso mi sono detta, ma come ho fatto a superare, ad affrontare tutto questo? In consapevolezza benedetta, o consapevolezza che avevo, perché io comunque lo sapevo quello che avevo, il Signore, io penso sempre che dia la forza alle persone che devono affrontare questa cosa. Quindi io mi chiedo come ho fatto a superare tutto questo. Qualcuno mi ha aiutato sicuramente, e sicuramente il Signore mi ha aiutato. Poi ci sono degli episodi che io racconto anche durante la Pasqua, prima della fine della chemio, che è molto significativa quella cosa. E quindi ecco, la fede è stata importantissima nella mia vita. La fede mi ha permesso anche di fare molte scelte lavorative. L'ho raccontato nel libro, la laurea, il master a Tor Vergata, dove si svolse la GMG del 2000, la figura di Giovanni Paolo II, la scelta di andare all'università. Ci sono state molte cose. Il Signore mi ha dato la forza di fare cose, e mi sta dando la forza anche adesso di farle, perché penso che ognuno di noi nasca con un talento. Il talento viene da Dio, abbiamo una missione da svolgere. Vi dico sempre che la comunicazione deve trasmettere valori. Io lavoro nello sport e ho la responsabilità di trasmettere valori. L'atleta trasmette valori, e l'ho scritto nella mia tesi, come parlavamo prima con voi. E il mio obiettivo è trasmettere valori attraverso il mio lavoro. La mia vita ci provo, perché non sono perfetta, però ecco, cerco di farlo attraverso il mio lavoro. Quindi ecco, la fede è presente nella mia vita e della mia cultura, con rispetto di diverse idee, per carità, ognuno poi ha le sue idee, però ecco, queste sono le mie, me le tengo strette. Una bellissima testimonianza, Alessandra. Prima, naturalmente lo diremo prima della fine di questa puntata, perché ce lo chiedono, stanno scrivendo e vogliono sapere dove si può comprare questo libro, perché naturalmente c'è molto interesse. C'è molto interesse. Mi fa piacere, grazie. Allora, questo libro non ha casa editrice, l'ho autopubblicato su KDP di Amazon, perché adesso c'è possibilità di farlo. Quindi lo trovate su www.amazon.it, potete scrivere anche il mio nome, Alessandra Giorgi, sul motore di ricerca, come dico ai miei amici, e io appaio lì, c'è la copertina del mio libro, quindi vi ringrazio. Benissimo, tra l'altro quando finirà la trasmissione potrai leggere tutti i messaggi anche tu, e grazie. Metterò il titolo del libro, con il nome, appunto, con il tuo nome, il nome dell'autore, così le persone potranno ricordare bene il titolo e potranno andarlo appunto a cercare sui motori di ricerca. Va bene. Con molto piacere. Va benissimo. Assolutamente. Ma Alessandra, tu però hai scritto anche altre cose, anche proprio inerenti allo sport. Sì. Ci hai accennato di questa tua tesi di laurea, che presto diventerà anche questo un libro. Sì, allora, è in programma di pubblicare la tesi nel mese di febbraio, sempre su KDP. Ho scelto febbraio perché è uno dei mesi più freddi dell'anno, quindi per illuminare il mese di febbraio mi voglio regalare questa gioia, che sembra una cosa stupida da dire, ma secondo me non è così. È una tua sensazione ed è giusto che sia così. Sì. E quindi la vorrei pubblicare a febbraio, e ringrazio il mio amico Daniele che mi sta aiutando a fare tutto questo, bravissimo. E la mia tesi di laurea, che io mi sono laureata il 22 novembre del 2010 all'Università Roma 3 di Roma, Scienze della Comunicazione nella Società della Globalizzazione. Questa tesi racconta il percorso dell'atleta in gara, dallo start fino al traguardo.
Dallo start fino al traguardo lui si pone delle domande e me le pongo anch'io, così è nata la mia tesi. Che cosa c'è nel cuore di un atleta? Che è sempre la domanda che mi ha accompagnato nella mia passione sportiva, anche quando ero adolescente. Chi è l'atleta? Che cos'è il talento che l'atleta esprime in gara? Perché esiste questo talento? Che cosa deve fare l'atleta nel mondo? Perché esiste lo sport? Io ho cercato di rispondere a queste domande. E la risposta è: l'atleta ha un talento che viene da Dio per trasmettere l'amore di Dio all'umanità. Perché l'atleta ha una missione. La missione si sviluppa durante la sua gara. Lui acquisisce dei valori. Il valore di essere, il valore di esprimere, il valore di amare, il valore di sperare e il valore poi di essere luce per l'umanità. E questi valori lui li acquisisce in gara, perché lui stesso si pone delle domande. Chi sono ed è il valore di essere? Qual è il mio modo di esprimere? Perché non mi esprimo? Perché lui in gara combatte contro le sue ombre, contro le sue paure, le sue insicurezze, la sua stanchezza. Deve vincerle per andare nella tappa successiva. Perché amo? Perché credo? Sono tutte domande che lui si fa. Lui quando parte verso il traguardo non lo sa che cosa sarà al traguardo, se vince, se perde, ma sarà. Lui arriverà trasformato al traguardo, però ha il coraggio di partire lo stesso, è come nella vita. Io ho cominciato il mio percorso, però io non lo sapevo come andava a finire. Speravo, no, che andasse tutto bene, però io sono partita dai blocchi, come Federica Pellegrini, che ho inserito nel libro e ringrazio la Federnoto per il permesso. Ho inserito Filippo Tortu, ho inserito i ragazzi del canottaggio, del karate, del judo, e ringrazio anche gli altri gruppi sportivi militari, le Fiamme Oro, i Carabinieri, l'Esercito, mi hanno dato tutti l'autorizzazione per inserire i ragazzi, gli atleti. Io racconto solamente i fatti sportivi, ovviamente, tutti gli eventi che ho seguito e le interviste che ho fatto, e quindi nella tesi c'è scritto tutto questo. Quando l'atleta arriva al traguardo diventa luce per l'umanità, patrimonio dell'umanità e amore per l'umanità, perché lui trasmette agli spettatori, che in quel momento simboleggiano tutta l'umanità, trasmette i valori della vita. Quindi ecco, la mia tesi parla di tutto questo, con tutte le teorie, filosofia, cosmologia, cioè ovviamente è bella strutturata. Allora, voglio leggerti dei messaggi. Tiziana Di Bartolomeo, grazie. Dice che sei fortissima, ecco, in questa parola grazie. C'è tutto. E poi grazie. Don Leonardo che ci dice: prospettiva molto interessante, sport di e per amare. Sì. Molto bella anche questa frase del nostro amico Don Leonardo. Grazie Don Leonardo. Poi diciamo il mio essere ricercatrice della filosofia dello sport, perché io ho inserito in questo libro la filosofia dello sport, perché non esiste la filosofia dello sport. Mi sono detta: sono una studentessa universitaria, gli universitari anche creano delle teorie e io vi voglio ideare la filosofia dello sport, perché l'atleta si pone delle domande. Quindi ecco, lo sport esiste per dare l'amore alle persone. Quindi la missione della filosofia dello sport è questa. E quindi spero che quando uscirà questa tesi potrò proporre questo modo di interpretare lo sport. Beh, una tesi anche questa, Gianni, devo dire, molto interessante, molto. Che da... veramente dà molto da pensare. Molto, molto, molto da pensare. Ma ecco, Alessandra, questa magnifica estate con le vittorie degli azzurri, calcio, olimpiadi, paralimpiadi, come l'hai vissuta? Allora, è stata molto stancante, come potete immaginare, perché comunque seguire tutte le gare, medaglie vinte, scrivere, insomma, non è facile. L'ho fatto perché sono prima di tutto appassionatissima di sport, quindi l'ho vissuta con molto entusiasmo, molta gioia. La mia prima Olimpiade e Paralimpiade da giornalista pubblicista, perché io nei 2 anni in cui io ho affrontato tutto questo ho preso anche il tesserino. Questo è stato un grandissimo traguardo per me,
che ho avuto, come ho fatto la ricostruzione al seno, è arrivato il tesserino da giornalista pubblicista, quindi anche quello è stato un segno, secondo me, una dio incidenza anche. E quindi l'ho vissuta con tanto entusiasmo, abbiamo vinto 40 medaglie alle Olimpiadi, abbiamo vinto 69 medaglie alle Paralimpiadi, se non sbaglio 69, perché sono talmente tante che il calcolo a volte salta, ma ecco, una sessantina di medaglie alle Paralimpiadi, da record, sia per l'Italia Team del CONI che per l'Italia Team del Comitato Italiano Paralimpico. Poi sono arrivate le vittorie agli europei di pallavolo, prima le nostre ragazze e poi i nostri ragazzi, dopo tantissimi anni che l'Italia attendeva questi successi. E poi non solo, abbiamo avuto anche delle vittorie nel cricket, nell'equitazione, cioè in sport che magari non sono proprio seguitissimi come quelli che abbiamo visto tutti quest'estate, però poi mettendo notizie, ricercando, ho visto che le medaglie europee sono anche arrivate dalla canoa, insomma, ecco, abbastanza seguita, però sì, è stato proprio l'anno sportivo 2021 dell'Italia, ed è uscito il mio libro, che lo sport lo prende d'esempio, quindi non a caso. Diciamo, no, chissà, anche quello magari può essere una coincidenza, però ecco, è stata un'estate meravigliosa. Adesso cominceranno i tornei specifici per ogni sport e le coppe del mondo, e quindi speriamo che gli azzurri, che io voglio salutare tutti i ragazzi dell'Italia Team che mi conoscono, che seguo sempre, e spero che continueranno a vincere. Senti Alessandra, tu hai scritto anche un libro sul calcio. Sì. Un libro proprio sul calcio, che si chiama La formazione dei sogni, ma dimmi un po', tu sei tifosa di qualche squadra di calcio? Allora, ebbene sì, mia nonna era juventina e io sono terza generazione juventina. Ma... Quindi ecco, sei juventina. No, perché ecco, adesso già immagino. Ma che scherzo. No, magari chi ci sta seguendo. Allora, a me piace lo sport, mi piace il calcio, ho seguito anche il calcio di Serie D, spero di tornarci presto, anzi... Ringrazio la società dell'Ostia Mare nella figura del presidente Lardone, che mi ha permesso di pubblicare il libro raccontando anche la mia esperienza nel seguire l'Ostia Mare nella stagione 2016-2017. E quindi ecco, ho amato sempre il calcio, tifosa della Juventus, ma io mi piace seguire tutte le partite perché il calcio è uno spettacolo. Mi piace anche andare a vedere Roma-Lazio, così non mi dicono nulla. Ecco, volevo chiederti proprio questo, volevo chiederti cosa pensi del calcio di oggi, visto che insomma, guarda, tu hai sempre seguito anche quelle, diciamo, le gare dei dilettanti, vedi, segui l'Ostia Mare, ma proprio del calcio di Serie A, visto che comunque anche tu sei tifosa, certo. Allora, tuo giudizio? Allora, ovviamente il calcio dagli anni 2000 è molto cambiato rispetto a quello che era. E lo sappiamo tutti. Il calcio è un'industria oggi, è la terza industria mondiale, terza o quinta industria mondiale, quindi è normale che ci siano gli sponsor, che ci siano tutti questi soldi che girano intorno. C'è proprio una specifica disciplina che è l'aziendalizzazione delle aziende sportive, per fare in modo di distribuire tutto questo denaro che entra, per farlo distribuire in modo equo, ecco, che è un ramo che ho studiato al master. Quindi ovviamente penso che il calcio è un'industria che comunque anche se il calcio è un'industria, non vieta comunque ai responsabili della comunicazione, anche agli addetti ai lavori, di comunque trasmettere valori attraverso il calcio, anche se, diciamo, ci sono molti soldi. I soldi sono... perché è un'industria, cioè, quel calciatore guadagna tantissimo, ma guadagna tantissimo perché ci sono gli sponsor, i contratti oggi, cioè ogni calciatore oggi come Cristiano Ronaldo, Messi, sono un'industria loro stessi, quindi hanno degli sponsor al seguito, perché comunque sono molto seguiti, come gli influencer su Instagram, sui social, se una persona è seguita, lo sponsor va lì e dà soldi, perché ovviamente tu fai vedere il prodotto di quell'azienda. È tutto normale. Prima degli anni 2000 il calcio era diverso, era più romantico. Io sono più legata al calcio prima degli anni 2000 e per come sono fatta io. Quando c'erano le bandiere.
giusto? Sì, quando c'erano ancora le bandiere, insomma. L'ha detto anche Francesco Totti ultimamente, ha detto infatti, quando giocavo io era tutto diverso, no? E sì, Giannini, insomma, Del Piero per la Juventus, Baggio, Mancini, Vialli alla Sampdoria, gli stessi giocatori della Lazio, che adesso non ricordo il nome, chiedo perdono ai tifosi della Lazio, ma insomma, ecco, tanti giocatori, insomma, per esempio Bergodi, Valerio Fiori, che erano alla Lazio tanti anni fa, ecco, non ci sono più le bandiere, ma comunque perché i tempi cambiano. Però l'importante è che anche se i tempi cambiano, si deve rimanere ben saldi al fatto della missione dello sport quale deve essere, secondo me. Quindi ecco, il calcio è cambiato, ma insomma, è importante sempre trasmettere dei valori, diciamo, non adesso mi rendo conto anche tutto quello che gira intorno al calcio, ecco, mi rendo conto, però quel libro proprio che io ho scritto, la formazione dei sogni, si ispirava, l'ho scritto dopo aver conseguito il diploma in ragioneria qui ad Ostia, alla Giovanni Paolo II, e raccontava e descriveva ogni ruolo del calcio come metafora della vita, quindi il portiere e i difensori che difendono i valori, il centrocampista che traghetta i valori che loro difendono fino all'attaccante che deve far trionfare i valori attraverso il gol, e poi nel pallone poi custodisce tutti i buoni valori della vita, quindi segnando vengono i valori buoni della vita, perché la partita poi è come la gara, no? Come quello che stavamo dicendo, la partita è una gara e quindi il calciatore deve difendere i valori in cui crede e farli trionfare, sempre quello il discorso. Alessandra, mi toccherà, oltre che comprare il tuo ultimo libro, comprare anche questo, perché anch'io sono appassionata di calcio, sono tifosa del Napoli perché sono nata a Napoli. Allora ti faccio una domanda secca: chi vince il campionato quest'anno? Bello combattuto. Siamo primi in classifica, chissà ancora per quanto. Chissà, noi ci crediamo. Sarebbe bello che a Napoli tornasse lo scudetto. L'anno scorso è sfuggito per poco. È vero, a Milano lo scudetto, ma auguro a Napoli di vincerlo, ma è un campionato bello combattuto questo, come lo prendo come un saggio positivo, va bene, così andiamo a festeggiare. Gianni, scusa, ho divagato, non so se anche tu vuoi parlare della tua fede calcistica. Sì, anch'io io sono ecco, un tifoso accanito e un palleggiatore sopraffino, insomma, quindi io non so nulla, so che la palla è rotonda, ecco, questo sì, già è qualcosa, insomma, ecco. No, volevo chiedere ad Alessandra, ma perché lo sport, secondo lei, è metafora della vita? Questa è una bella domanda. Allora, vediamo come ti posso rispondere. Allora, tutto ciò che viene espresso dall'essere umano è metafora della vita, secondo me. Ti faccio l'esempio: l'attore, chi fa cabaret, il pittore, lo scultore, Michelangelo, Leonardo, loro raccontavano la vita attraverso la loro arte. Lo sport è arte e spiega la vita. Quindi secondo me è questa cosa qui, perché lo sport viene espresso attraverso una persona, perché ha questo talento e la persona esprime se stesso, esprime la sua storia. Io l'ho scritto nella tesi, c'è proprio una teoria che tramite la quale ci sono molte teorie che io ho inserito nella tesi, e questa teoria è una parte del vissuto dell'atleta in gara. L'atleta porta in gara la sua storia, la sua rivalsa, e quindi per me questo, perché l'atleta che è una persona prima di tutto, stiamo parlando di persone prima di tutto, che persone famose, atleti famosi sono persone prima di tutto, quindi è questo, perché lo sport viene espresso attraverso un essere umano, secondo me. Alessandra, tu hai anche partecipato a concorsi letterari e hai vinto anche il premio Anco Marzio tra i tuoi riconoscimenti. Sì. Questo quando è avvenuto? Allora, nei primi anni del 2000
avevo il piacere di lavorare a Canale 10, ho lavorato a Canale 10 per 3 anni. Saluto Carlo Senes che mi ha dato il permesso di inserire sia lui che Canale 10 nel mio libro. E mentre ero lì, insomma, ecco, già un po' di tempo prima, ho partecipato a molti concorsi letterari sempre a tema sportivo, racconti sportivi, poesia sportiva, e ho vinto diversi premi, tra cui il premio Anco Marzo ideato da Tonino Colloca, che saluto, ed ecco qui, ho partecipato a tante edizioni e ho sempre ritirato il mio premio, e sono molto contenta di questo, mi ha fatto molto piacere. Perché? Perché comunque ho sempre voluto portare questo messaggio di valori attraverso lo sport, e quindi attraverso il mio modo di essere, che è scrittrice, giornalista, manager, cerco di farlo organizzando eventi, spero di tornare ad organizzare gli eventi, e attraverso scrivere dello sport, attraverso l'essere scrittrice, attraverso l'essere giornalista. E quindi ecco la mia missione molto umilmente, insomma. La mia volontà è sempre stata questa, quindi ho partecipato anche per questo a diversi premi, per farmi conoscere, naturalmente, per portare avanti anche il mio lavoro, tutto qui. E mi ha fatto sempre tanto piacere partecipare e ringrazio sempre le associazioni che mi hanno dato possibilità. E Ostia, che cos'è Gianni? Per te Ostia, il mare? Allora, ci sono andata anche oggi, ovviamente, a vedere il mio bellissimo mare azzurro. Anzi, più bella adesso che a giugno, più bella adesso che a giugno. Il mio il mare per me è la libertà. La libertà è la normalità, è l'eccezione. È come quando vai al parco dei divertimenti, no? Che fai domani? Andiamo a Luna Park, no? Oh, che bello, una cosa nuova, qualcosa che accende le giornate. Io per accendere le mie giornate vado al mare. E quindi sono Ostia dal 1993. Siamo trasferiti con la mia famiglia, qui c'era già mia zia che abitava qui, e quindi da allora sono molto contenta di abitare ad Ostia. C'è il mare, bellissimo, abbiamo questa ricchezza, e tutti i giorni io lo vivo. D'estate l'ho vissuto, sono tornata al mare, voglio dirle a tutte le donne, con il mio orgogliosissimo costume a due pezzi, perché insomma, ecco, durante il mio percorso non ero più andata al mare per un anno. Poi ecco, io, con le terapie fatte, dovevo stare attenta a prendere il sole, e quindi dovevo stare all'ombra, dovevo stare attenta. Diciamo che la prima estate della normalità è stata questa, del 2021. E quindi naturalmente con molta gioia sono tornata al mare, mi hanno fatto il bagno, e mi ricordo sempre che... sapete, quando una donna si va a visitare si stende sul lettino, no? E tu ti stendi sul lettino e vedi questo lampadario, degli ambulatori, e dici vabbè, facciamolo perché sto qua, insomma, no, con forza facciamolo. Questa cosa io la parallelo, voglio fare un po'. Il parallelo quando fai il morto a galla al mare, quando tu ti stendi e vedi il cielo azzurro. Quindi quest'estate ho rifatto, no? Quando fai il morto si dice morto a galla, no? In genere. Ho visto il bellissimo cielo azzurro sopra di me e ho pensato a quei momenti quando mi stendevo sul lettino e vedevo la luce dei lampadari, degli ambulatori, e ho detto anche questa è una vittoria. Quindi il mare per me è tutto questo. Ci sono tornata poi dopo le operazioni, felicissima. E ci sono andata anche prima di operarmi, perché io comunque prima di ricovero le mie passeggiate le ho sempre fatte, quindi prendevo dal mare la forza per affrontare tutto. Il mare mi ha lasciato così, e poi mi ha ritrovata anche un anno dopo che avevo finito la radioterapia, che lo scrivo nel libro. È stato un momento bellissimo per me, un momento, forse era come se io lo vedessi per la prima volta il mare, nell'estate del 2018, quando tutto ho superato tutto. E quindi il mare per me è tutto questo, è una presenza indispensabile. Vorrò vivere il mare anche quest'inverno con la mia tuta, vado al mare, asciugamano, però ecco, sicuramente non rinuncio, perché il mare è una grande forza, una grande energia, ce l'abbiamo da milioni di anni, anche il mare è metafora della vita, ha una grande pazienza la creatura mare, perché da milioni di anni
sbatte le onde sulla battigia e le risucchia e poi le risbatte, anche quella è una metafora, no? Senza stancarsi, quindi dobbiamo prendere esempio dal mare, quindi per me Ostia, il mare è tutto questo. Abbiamo anche una bellissima pineta, quindi c'è la natura, mi siamo circondati dalla bellezza della natura. Io amo la natura, quindi penso che sto bene qui a Ostia, sto benissimo per questo. Quindi possiamo dire che è un privilegio vivere ad Ostia, sì, visto sì, che sì, se ne parla spesso, sì, non sì, in maniera noi positiva. Noi guardiamo le cose belle di Ostia. E, è vero, insomma, è vero. Il mare, Pineta, io amo moltissimo la natura, quindi va benissimo così. Allora, io vorrei, certo. Alessandra, che tu facessi rivedere, scusami Gianni, la copertina del tuo libro, perché certo. È giusto che venga, che venga visionata dalle persone. Io ricordo solo il titolo, Gianni, poi ti do la parola. Allora, oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta. Viaggio sì. Nella malattia, affrontata proprio grazie alla passione per le discipline sportive di Alessandra Giorgi. Per la vita, Francesca, per la vita prima di tutto, poi naturalmente lo sport che è metafora della vita. Certo, quindi certo, io certo. Ho usato la metafora dello sport, ma insomma l'amore per la vita prima di tutto. Poi ognuno, anche con le sue passioni, può affrontare tutto questo. Allora, questo è il libro, che ha una prima di copertina che ci sono io, e mi sono divertita facendo questo shooting fotografico. Ringrazio il bravissimo fotografo di Ostia, Luigi Pompei, e sono qui alla palestra della Yoshogan Arti Marziali di Karate. Saluto Massimo Di Luigi, il maestro Massimo Di Luigi, che mi ha permesso di andare in palestra e fare la foto. Questa è la prima di copertina. Poi c'è l'ultima di copertina, che ci sono io al mare. Io sto qui al Canale dei Pescatori, location consigliata da Luigi Pompei, lo ringrazio. Perché anche la copertina è un cammino dalla lotta alla rinascita, e c'è proprio questa scritta, se mi permettete la volevo leggere, perché una donna rinasce come fa un fiore mai esistito prima e il più bello in natura dopo, si lascia trasportare dal respiro della vita e ammira l'orizzonte davanti a sé con il viso al sole e con il cuore rivolto all'immensità per riempirsi di luce, perché una donna vince. Naturalmente con il vestito rosa, tutta rosa. Ecco, c'è il rosa che domina la tua vita, mi sembra di aver capito. Vedo che anche allora, hai questa felpa addosso, vedo, o sbaglio? Scalda spalle e top rosa, perché comunque rosa è il mio colore preferito. Ecco, infatti. Però ovviamente poi rosa è il colore della donna, è il colore della prevenzione, della lotta contro il tumore al seno, e viviamo adesso l'ottobre rosa. Quindi io voglio consigliare a tutte le donne, mi raccomando, so che avete paura, lo so, io ho la mammografia con mia mamma il 25 ottobre e c'è sempre un po' di timore. Però io adesso comincerò la mia fase di controlli, c'è la mia Champions League del 2021, come la chiamo io, come l'ho sempre chiamata, quindi si punta ad alzare la coppa anche quest'anno, e quindi voglio invitare tutte le donne a fare prevenzione, a controllarsi e con fiducia, perché la medicina ha fatto passi in avanti, non c'è nulla che non si conosce oggi di questa patologia, piccolo nodulo che sia, 4 centimetri come ce l'avevo io, o più grande. Comunque oggi si risolve, quindi abbiate fiducia, e fate i controlli, perché prima di tutto bisogna amarsi, bisogna amare se stessi, prima di tutto la vita, e poi giusto. Tutto il resto. Alessandra, scrittrice, giornalista e testimonial a questo punto, veramente. Hai completato proprio questo cerchio. Gianni, prima ti ho interrotto. Beh, sì. No, dicevo appunto, assentivo. E dicevo appunto che questo appello alla prevenzione è molto importante, è veramente straordinariamente importante. Questo mese di ottobre è particolarmente dedicato alla prevenzione. Ecco, dicevate appunto che è un privilegio vivere a Ostia, mi viene in mente due cose flash. Un mio amico fotografo Pino Rampolla sta facendo un libro sul Castelfusano, dove ovviamente ha fotografato tanti pini, e cioè vuole
intitolare questo libro, ahimè, Un pino tra i pini, insomma, quindi è già originale sin dal titolo. Io ho avuto modo di... Allora, l'ho visto nelle bozze, diciamo così, questo libro è molto bello. In effetti a Ostia, credo che il 95% di Ostia sia bellissimo e straordinario, scavi d'Ostia antica, è stato riaperto il museo delle navi romane a Fiumicino. E per quanto riguarda il mare, abbiamo un territorio straordinario. Perdonami Gianni, dove si allenano tantissimi campioni qui, Dove si allenano? Sì, i due campioni nostri della marcia, ricordaci chi sono? Sì. Allora, Antonella Palmisano, che saluto perché è una carissima amica, e ringrazio anche lei per avermi dato il permesso di inserirla nel libro. Ha vinto la medaglia d'oro nella marcia della 20 km a Tokyo quest'anno e lei si allena, lei abita qui nel 10° municipio. Si allena qui nel 10° municipio, a Dragona, alle Fiamme Gialle, ad Ostia, e lei come Massimo Stano, lei è atleta delle Fiamme Gialle, Massimo Stano atleta delle Fiamme Oro, e anche lui vincitore medaglia d'oro nella marcia dei 20 km, fanno parte della squadra di Patrizio Parcesepe, Parcitini, come loro si chiamano, e si riconoscono, li saluto. E quindi ecco, loro hanno vinto la medaglia d'oro, il titolo olimpico, e li abbiamo qui nel nostro territorio. Quindi è una cosa molto molto bella questa. Molto molto bella. Ricordo in una intervista che la Palmisano diceva: io durante il lockdown ero costretta a uscire e mi guardavano un po' storta perché pensavano che io ci tenessi al fitness, alla bellezza del mio corpo, ma io mi stavo allenando. Mi stavo allenando per le Olimpiadi, non è che volevo. Ti ringrazio, fare... Gianni, mi hai seguita, ti ringrazio. Ti ho seguito, come no. Ti seguo e ti leggo molto. Grazie, lo so, sei. Poi però hanno cambiato idea con Antonella Palmisano, perché poi quando è tornata, grandi festeggiamenti, hanno detto, allora vedi. C'era un motivo. ecco perché si allenava e correva. E invece il mio amico poeta Michele Gentile, a proposito del mare, c'ha questo verso che è diventato quasi un simbolo, e penserà il mare a perdonare i nostri inverni. È molto bello perché poi il mare è un po' uno specchio della misericordia di Dio, perché è come se ti dicesse: sei stanco, sei affaticato, magari hai fatto qualche errore, ma non ti preoccupare, vieni con me, fatti una bella passeggiata vicino a me, e io ti prendo in braccio se vuoi. Ecco qua, infatti, è così. Allora, ragazzi, vabbè, riferito più che altro ad Alessandra, ragazzi. Grazie, Francesca, gentilissima. Anche Gianni, naturalmente, il nostro ragazzo. Sono le 19:28. Abbiamo parlato per un'ora che è volata in maniera veramente così veloce e anche piacevole. Io vorrei ricordare ancora una volta il libro di Alessandra. Fai sempre vedere la copertina, Alessandra, perché è giusto che venga memorizzata. Oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta. Il libro è di Alessandra Giorgi, potete andare su Amazon e acquistare il libro. Noi siamo arrivati alla conclusione. Io voglio concludere con una frase che non dico io, ma che ha scritto una persona che sta seguendo questa intervista, il nostro Salvatore Dattolo, che dice: grande Alessandra dal cuore sportivo. Ecco, grazie, mi sembra una chiosa proprio perfetta, Salvatore, per l'occasione. Grazie. Allora, Alessandra, io ti ringrazio, naturalmente noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, è stato piacevolissimo, istruttivo, interessante, coinvolgente. Io potrei continuare all'infinito, ma poi non so... Poi mi mancheranno anche gli aggettivi, perché li userò tutti. Per questo tuo intervento davvero, davvero interessante. Invito tutti naturalmente ad acquistare questo libro, perché è una testimonianza veramente importante.
Allora Alessandra, grazie ancora. Grazie a voi ancora, grazie dell'ospitalità. E saluto tutti i nostri amici che ci hanno seguiti. E, insomma, alla prossima, grazie. Grazie a te. Io saluto naturalmente anche Gianni Maritati. Grazie. E volevo solo concludere con Don Leonardo, che anche lui ringrazia. Ancora grazie Alessandra. Così grazie, l'ultimo messaggio, grazie a lei, Don Leonardo. L'ultimo messaggio di questa puntata, ricordo che potrete poi vedere nuovamente questa puntata sul gruppo dell'Associazione Culturale Clemente Riva, il gruppo Facebook. E posso dire una cosa? Video... Scusa, certo. Francesca, il Monsignor Riva, finalmente ho ricordato, mi ha cresimata. Sì. Ah, hai capito Gianni? Il 31 maggio del 92 io ho fatto la cresima, era la Pentecoste in quel periodo lì, mi ricordo. E il Monsignor Riva mi ha cresimata, quindi lo ricordiamo. Ah, vedi, per... vedi. Cioè, vedi, la coincidenza, ecco le coincidenze che tornano. Senti, per caso hai conservato la foto? Sì. Una foto con lui? Ce l'ho, sì, sì. Quando mi stava cresimando, certo. La foto ce l'ho, sì, sì. Va bene. Poi te la chiederò, giusto, ma solo per isolare... Monsignor Riva, ecco, perché stiamo raccogliendo le foto anche di così, anche quelle feriali, normali, quotidiane, insomma, nella vita di un vescovo, no? Certo, va bene, certo. Volentieri. E anzi, è stato anche un modo per ricordare appunto Clemente Riva, quindi grazie Alessandra anche per questo. Per questo ricordo. Allora, salutiamo tutti. Volevo ancora ricordare che questa puntata sarà anche visibile, così come tutte le altre, anche sul canale YouTube. Quindi a breve sarà possibile visionarla anche su YouTube. Un saluto a tutti, a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E allora ci vedremo presto per un nuovo appuntamento con gli incontri di Prisma. Arrivederci a tutti e grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi. Come on.